Chi sei tu? Chi sono io? Chi sei tu? Non hai mai perso una causa? Mai! Perché? Perché secondo te? Perché sei un grande avvocato! Sì! Ma perché? Perché sei mio padre. Ah, io sono qualcosa di più, Kevin, eh? Faceva un gran caldo in quell'aula, non è vero? A che gioco giochiamo, Kevin? Un bel primato, Kevin! Ma doveva finire prima o poi! Nessuno vince sempre! Che cosa sei? Oh, io ho tanti di quei nomi! Satana! Chiamami papà! Quel giorno sulla metropolitana, che cosa ti dissi? Quali furono le parole che io ti dissi? Forse devi cominciare a perdere. Tu non sei stato d'accordo. Perdere? Io non perdo! Io vinco! Io vinco! Io sono un avvocato! È il mio lavoro! E questo è il lavoro che faccio! Io ho concluso. Ah! Ciao, Tappo Bello! Ma si può sapere che cosa ha intenzione di fare? Beh, stiamo cercando di scoprire quando comincia l'inverno. Tu sei l'unico che possiede un calendario, Tappo. Che cosa? Sì, è vero, questo è vero, ho il calendario. Ma vediamo un po'. Innanzitutto cominciamo col dire che stamattina, e cioè oggi, è il giorno della marmotta. Il giorno della marmotta! Il giorno della marmotta! Il giorno della marmotta! Ah, il giorno della marmotta! Che cos'è il giorno della marmotta? Ma lo sanno tutti, vecchio mio! Il giorno della È il giorno nel quale la marmotta esce dalla sua tana! Esattissimamente! Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo mi piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. E sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio. Ehi, rampolli, non si gioca dentro la cassa. Non vorrete farvi spedire in Giappone con Reptar, vero? Meglio che la metta dove posso tenerla d'occhio. Oh, papà, perché non posso guardare Sherlock Holmes a casa nostra? Qui non sentirò un bel niente con quel neonato che frigna tutto il tempo. Vedi, Stellina, papà deve fare un po' di straordinario oggi, così la mamma non si vergognerà troppo della mia busta paga. Ciao, zio Stum. Mi dispiace che il vostro cavallo non vinca mai. Ma noi non abbiamo un cavallo, Angelica. Allora, papà, perché hai detto a mamma che la zia Didi si era accollata un brocco? Un brocco? Io veramente... Scusami, Drew, ma le mie detrazioni fiscali stanno piangendo! Spero che lei sia single, perché io non faccio i rovinafamiglia. Ehi, salve, grazie di avermi ricevuto. Sì, voglio dire, no, è appena uscita da un rapporto e... è un problema, perché se lo è, va bene lo stesso. Io sono un tantino imbarazzato con questa cosa. Certo, ho sofferto un sacco, sa? Ho avuto brutte esperienze. Qualcuna anche buona, ma certo parecchie cattive. Beh, sono disperato. Voglio dire, non in generale, sia chiaro, cioè non per via di tutte, ma... Beh, per lei già. Già. Perché non mi racconti qualcosa? Ecco, vediamo, cosa posso dire... La mia società gestisce i suoi soldi, io sono il suo consulente fiscale. Beh, uno dei tanti, sono l'ultima ruota del carro, ecco. Lei lo sa che ti interessa? Ah, no, io... Ok, senta, crede che io non abbia cercato di levarmela dalla testa? Crede che io non sappia quanto è ridicola questa cosa? Io lo so, ok? Ho solo pensato che forse con il suo aiuto... Sa una cosa? Mi dispiace di averle fatto perdere tempo. Buondì, bello addormentato! Mi chiedevo quando è che ti saresti svegliato! Prendi quello che vuoi, però non farmi del male! Ah! Una ganascia! Ma perché? Una ganascia addosso! Che ci faccio qui? Per favore! Ah!
Sei buffo, eh? Sei simpatico, sei. Mi chiamo Carlo Attrezzi. Carlo Attrezzi? Sì, Carlo Attrezzi, ma per gli amici sono Cricchetto. Tu ti chiami? Tu non sai il mio nome? No, non lo so il tuo nome. Sei il famoso Johnny Spider? Cosa? Senti, io ho bisogno di arrivare in California il più presto possibile. Dove mi trovo? Dove ti trovi? Fischia! Sei a Radiator Springs, la più bella cittadina della contea di Carburetor. Ah, magnifico. Davvero magnifico. Se questo ti sembra magnifico, quando vedi il resto, schianti! Sai, mi piacerebbe tanto vedere il resto. Quindi, se ora tu apri il cancello e mi togli questa ganascia, noi due ci facciamo un giretto. Vediamo che si fa qui intorno, eh? Bravo, pallino! Che ne dici, mezza tre? Andiamo! Cricchetto! Che cosa ti avevo detto di non fare con l'accusato? Parlare con lui. Bene, basta chiacchiere! E trascina questo delinquente pirata della strada dal giudice! Andiamo al torchio, ti rimorchio. Torchio, rimorchio, ha fatto la rima. Ah! Io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Sorpresa! Alex, non interrompermi quando sogno ad occhi aperti. Quando la zebra sogna, non vuole rogna. E dai, Marty, volevo augurarti buon compleanno. Ehi, bello, grazie. Mi si è incastrata una cosa fra i denti. Mi sta facendo impazzire. Mi dai una mano, per favore? Sei capitato nel posto giusto, amico mio. Lo studio dentistico del dottor Marty è aperto. Prego, saltare sul tavolo odontoiatrico appositamente studiato, se non ti dispiace. Ma non vedo niente. Ok. Ma non parlare con la bocca. Ok. Ecco qua. Ma che ci faceva questa là dentro? Buon compleanno! Oh, grazie, amico! L'avevi piazzata dietro il dente! Sei forte! Non le hanno ancora messe in vendita! Ecco, guarda, dai un'occhiata! Vedi, guarda! Nevica! Hai 10 anni! Ehi, tondi! 2 belle cifre! Sei immaturo! Ehi, la faccia finita! Qui parliamo del mio teste e di lei che si fa gioco della mia cliente, del processo e delle norme giuridiche che governano questa nazione! Questa nazione? Sì! Non la facevo patriota, signor Rohr, visto il suo palese disprezzo per il diritto a portare armi. Ha presente? Secondo emendamento. Fa quello che fa per difendere la Costituzione, non è vero? Oh, no, di certo, lo faccio per vincere. Esattamente come lei, perché questo sono tenuto a fare. Tutto il resto sono bubole. Sono bubole? È una bubola. La legge che chiama 12 persone a sedersi e ad ascoltare le deposizioni dei testimoni, amico, tra i quali c'è anche il mio testimone, che lei ha fatto sparire. Se lei conta sulle testimonianze per vincere, ha già perso il processo, amico. Beh, sa, Fitch, lei perderà. Ah, ne dubito, Ron. Forse non questo, né il prossimo processo, ma perderà. Alla fine perderà. Lois, tesoro, ha degli orecchini stupendi, molto kitsch come il sogno bagnato di Andy Warhol. Aprirò un museo e tu sarai una delle opere principali. Credi che sia intelligente parlare in quel modo? Credi che sia divertente parlare di orecchini o usare parole come stupendo o delizioso o bagnato? Che dobbiamo aspettarci adesso? Esercizi fisici con un sottofondo musicale tipo... Oh, perché ti sei fermato? Ehi, Jasper, dove hai preso questi biscotti? In un forno nel quartiere gay di Coag. Sono una panacea per la depressione. Oh, e capisco anche perché. Oh, cacchietto, ci mettono un sacco di finocchiella dentro. E guarda, qui ci sono anche 2 marroni appaiati. Io vado di sopra. Ah, devo agire. Jasper mi è sempre stato vicino nei momenti difficili. Parlerò con il sindaco, gli farò cambiare idea. Ma Brian, la Bibbia dice che il matrimonio fra gay è un abominio. Non propinarmi quella robaccia da repubblicani. Dice anche che un vecchio costruì un'arca e radunò tutti gli animali, 2 per ogni specie. Ehi, chi? Che cavolo è questo? Oh, e non è data indicazione precisa sul tipo di coppia? Anche un nome? Cosa? Gli hai dato un nome? Sì, si chiama Po. Allora cominciate a salutarlo, perché finirà con un calcio in culo nell'oceano.
Ciao Glenn, ti va di firmare una petizione contro il divieto del sindaco sui matrimoni gay? Matrimoni gay? Oh, andiamo, senza un buco due metà non fanno un intero. Fuori dalla mia proprietà, pervertito! Signor mentedente, vuole firmare una petizione? Io non... Quale sarebbe il problema? Ah, ok, la ringrazio.